Grazie, mi sentite penso. La mia voce è solitamente molto squillante, grazie di essere qui, grazie appunto per questo momento di condivisione. Mi chiamo Katia, sono ingegnere meccanico, in azienda mi occupo di formazione, del settore Academy. Io oggi non voglio parlarvi dei nostri prodotti, non voglio presentarvi i nostri prodotti, ma voglio darvi degli spunti, spero interessanti, su come il concetto di progettazione di un prodotto di illuminazione è cambiato nel corso degli ultimi anni. Proprio perché il fruitore degli spazi è sempre più esigente e quindi l'uomo diventa il centro, il fulcro di questo nuovo approccio allo sviluppo progettuale. Non a caso la prima immagine ho messo proprio un uomo che sta vivendo uno spazio. Vediamo già come l'impianto di illuminazione sia un impianto molto innovativo, molto nuovo. Io ho problemi, eccoli qua. Era quello sotto, esatto. Allora, innanzitutto parliamo di benessere. Dicevamo, il benessere è fondamentale per lo sviluppo progettuale. Pensate, questa è una campagna pubblicitaria del 2006 dove al centro l'uomo, un uomo che in questo caso si sta curando attraverso la luce artificiale, e lo slogan è Better Light for a Better Life. Si sta curando con la luce artificiale perché è affetto da una forma depressiva che affligge soprattutto gli abitanti dei paesi nordici quando c'è scarsità di luce naturale, la Seasonal Affective Disorder, SAD, che tra l'altro colpisce ben il 15% della popolazione a livello mondiale. Ma non solo, voglio darvi un altro dato, a volte non ci pensiamo, ma pensate, il 90% del tempo lo trascorriamo in uno spazio interno. Ecco, siamo un po' definiti la indoor generation. Il 90% del nostro spazio è proprio speso dentro quattro mura. Quindi pensate quanto è importante, quanto è legato al benessere avere una buona illuminazione. Ecco, non voglio chiaramente che leggiate, scorreremo, ma sono tutta una serie di caratteristiche che, come vi dicevo, regolano lo sviluppo dei nuovi prodotti, dei prodotti di illuminazione oggi. Beh, fino ad alcuni anni fa progettare un prodotto, tra virgolette, era più semplice. Perché? Perché si chiedeva chiaramente che facesse luce e che magari illuminasse in modo confortevole, che non ci abbagliasse. Oggi invece il fruitore è molto esigente e andiamo a vedere perché. Quindi, poi tra l'altro, come vi dicevo, non vi parlerò di prodotto, ma vi invito ad andare al nostro desk dove ci sono io, ma ci sono i miei colleghi che vi presenteranno eventualmente e vi mostreranno alcuni prodotti. Percezione visiva, beh, a seconda di come scegliamo la tipologia di ottica, la tipologia di apparecchio, abbiamo una percezione visiva completamente diversa dello spazio. Io dico sempre, non esiste la luce ottimale, ma in base a quello che noi vogliamo ottenere, all'immagine che vogliamo dare dello spazio. Qui vediamo tre stessi ambienti, ma guardate come cambia la percezione dello spazio, come cambia il rapporto con le ombre, come cambia la percezione del volume che abbiamo. Quindi nel primo caso un'ottica che è molto confortevole, la chiamiamo invisible light, addirittura da alcuni angoli non percepiamo dove arriva la luce, e che caratterizza delle ombre molto nette, un ambiente molto dinamico, il nostro laser blade, famosissimo, tra l'altro tra i prodotti più copiati che abbiamo a catalogo, e che regala appunto questo ambiente molto dinamico. A destra l'effetto opposto, abbiamo un ambiente illuminato in modo completamente diffuso, ma con un'ottica nuova. Ricorda un po' il classico pannello piatto, flat panel, ma in questo caso il nostro light shed ha questa curvatura che regala maggiore comfort visivo. In mezzo abbiamo un'ottica nuova, l'ottica space. Nei nostri reparti di progettazione dei prodotti mi diceva il nostro direttore che era da anni che sognava di introdurre il materiale catadiottrico nelle ottiche. È frutto di brevetto, lo abbiamo inserito. Dà un brillio, una perfetta diffusione nei piani orizzontali e verticali.
andiamo ancora, ecco, mettiamo magari un piccolo video, pochi secondi, che ci mostrano appunto quanto abbiamo detto, ma con una piccola animazione. Quindi vediamo proprio la percezione diversa dell'ambiente, e questo possiamo ottenere appunto attraverso delle ottiche. Ecco, vedete qui la curvatura che permette al nostro occhio di adattarsi dal soffitto più scuro all'elemento emittente centrale. Ok, andiamo avanti, vediamo appunto al centro l'ottica space, dove tra l'altro, a differenza, noi pensiamo anche agli ambienti uffici, siamo abituati ai classici prodotti con ottiche in alluminio che creano una sorta di effetto specchio con la sorgente centrale. L'ottica space, grazie alla riflessione e rifrazione combinata, creano questa perfetta diffusione, oltre che un effetto alo. Sotto abbiamo un prodotto, quindi vi invito proprio a scendere per guardarlo. Abbiamo il prodotto Crystal, l'ultimo nato, che appunto indirizza la luce anche attorno alla cornice e regala questo effetto halo sorprendente. Quindi è un nuovo approccio anche qui, l'unire l'appeal decorativo con un contenuto tecnologico assolutamente performante. Ma ancora, la finitura estetica, la finitura, il colore, sono concetti assolutamente importanti. Per un prodotto tecnico, fino ad alcuni anni fa, lo delegavamo a un colore grigio, a un colore neutrale. Oggi invece, cuore tecnico, cuore tecnologico, ma appeal decorativo coesistono. Vediamo ad esempio il blu, il titanio, o le varie finiture, le possibilità anche di avere la parte colorata della testata. Qui abbiamo sempre un'ottica space miniaturizzata, quindi perfetta integrazione nella nostra architettura. E ancora, ecco, qui vediamo quel pannello piatto visto inizialmente nelle varie finiture. Ancora una volta, guardate come cambia la percezione dello spazio, dalla purezza del bianco per arrivare al più tecnico grigio, o ancora il blu che ci ricorda una sorta di cielo stellato, o ancora il verde, la preziosità dell'oro, combinati per creare appunto un ambiente che si possono anche combinare tra loro. E come vedete, anche elementi senza elemento senza elemento luminoso, dove in realtà vi farò vedere è possibile installare degli accessori. Unicità, ecco un altro fattore importante, avere l'unicità di una soluzione. Qui addirittura possiamo andare a personalizzare la nostra installazione andando a inserire un'immagine, andando a stampare un'immagine per rendere la nostra applicazione assolutamente unica. Ad esempio è il tramonto di Recanati, da dove viene la nostra azienda. Ecco, pensate al benessere nel vivere uno spazio dove appunto viviamo così tante ore, anche un ambiente di lavoro magari, che in qualche modo è personalizzato e unico. Comfort fisico è assolutamente un elemento che rimane, ma il discorso del benessere si somma anche ad altri fattori, quindi non solo evitare di essere abbagliati, questo lo diamo per scontato. Oggi comfort visivo significa magari delegare a un apparecchio di illuminazione anche la possibilità di un benessere acustico, quindi versione sound absorbing. O ancora, oggi chi vive lo spazio vuole avere tutta una serie di funzioni che vanno oltre la luce e che possono essere integrate a un apparecchio di illuminazione, behind the light. Chiamiamo questo concetto. Lo vediamo ad esempio sul Blade Art, anche questo lo troviamo nella nostra esposizione. Quindi una corona luminosa che all'interno può ospitare tutta una serie di sistemi e di concetti. Ecco qui. Da apparecchi luminosi, orientabili, profilatori e quant'altro, ma soprattutto vediamo sotto
tutta una serie di funzionalità, luce di emergenza, altoparlante, multisensore. Ecco, questo è un concetto totalmente nuovo, integrato nello stesso prodotto. Altoparlante, tra l'altro, abilitato anche con i voice message, piuttosto che telecamera. Sentirci sicuri significa avere anche questa funzionalità, rilevatore fumo. Ecco, tra l'altro è il concetto dal caos all'ordine, perché in un classico ambiente pubblico questi elementi devono esserci, ma magari sono realizzati con fori diversi, diversa dimensione, diverso colore, che creano caos nella nostra installazione, nel nostro soffitto. Guardate la pulizia formale che possiamo avere a destra integrando tutte queste funzionalità. O ancora smart, controllo smart. Il controllo è un qualcosa di importante, ma magari anche di assodato. Quello che è nuovo è la facilità, quindi magari avere un'applicazione user friendly, è la possibilità di utilizzare il nostro device, il nostro cellulare, il nostro tablet per controllare i nostri prodotti in vari ambiti, tutte le varie applicazioni dove questo diventa fondamentale, anche in abbinamento con, ad esempio, gli assistenti vocali come Alexa, Google Home, perché no? Quindi pensare di cambiare in maniera molto semplice, smart, la configurazione di luci che abbiamo nel nostro giardino o in un spazio hospitality living, in un ristorante, avere diverse scene in base al momento della giornata, magari all'aperitivo piuttosto che al momento della cena, in maniera molto rapida e molto veloce. Questa. Ma non solo, il controllo della luce intelligente oggi ci apre la possibilità anche a vari scenari, fino a poco tempo fa impensabile. Questo è un museo molto importante, il Salone dei Mesi, Palazzo Schifanoia, dove in realtà l'architetto ha pensato di creare una sorta di guida visiva che affiancasse lo storytelling della guida. Quindi la luce si affianca allo storytelling. Perché? Perché se siamo in uno spazio museale dove tutto è acceso allo stesso tempo, la nostra attenzione, il nostro focus non è orientato verso ciò che dice la guida, ma pensate alla magia di avere una luce che si accende nel momento in cui la guida parla di quel dettaglio. Con la tecnologia questo è possibile. Il tempo limitato non mi permette di parlarvi nel dettaglio di questo progetto, ma un piccolo video a seguire ci può far vedere in velocità alcune scene. Ecco, quindi qui si accendono prima la parte centrale con la scena terrena, con la scena, scusate, astrologica, poi i dettagli e per finire l'accensione della unica dello spazio, quindi abbiamo per finire una visione d'insieme. Questo è con la visita guidata. Una visita, chiaramente, in assenza di guida, mostra solo il terzo scenario, quindi l'accensione all'unisono. Ma ancora, la tecnologia ci permette non solo il controllo della luce, ma ci permette di attivare tutta una serie di servizi che chiamiamo smart services, grazie a un elemento detto beacon, che è un trasmettitore, invia un messaggio al nostro smartphone e ci permette di ricevere una push notification. Magari ancora una volta siamo nel museo, voglio vedere un'opera d'arte, nel mio cellulare, quindi in maniera anche sicura, con il mio dispositivo, senza utilizzare magari un'autoguida, riesco a ricevere tutta una serie di informazioni. Quello che abbiamo fatto, ad esempio, a Palazzo Sturm. O ancora, in un retail possiamo ricevere magari informazioni sulle promozioni, sulla collezione. O ancora, questo è quello che abbiamo fatto all'interno del parco il Colle dell'Infinito a Recanati, dove in vari punti della passeggiata il visitatore riceve delle informazioni relative
al concept illuminotecnico, che è assolutamente scenografico, perché qui il maestro Dante Ferretti, che ha realizzato il concept illuminotecnico, ha voluto ricreare, scusate, ho finito i 15 minuti ma ho 30 secondi, ho messo per precisione il timer, ha voluto ricreare proprio la passeggiata che ci ricorda il camminare in un bosco, quindi una luce molto scenografica in visione appunto molto allineata con lo spirito meditativo di Leopardi. E senza un'informazione di tipo testuale è difficile per un visitatore cogliere queste informazioni. Grazie alla tecnologia lo si può fare, questo a vantaggio della fruizione dello spazio. Sostenibilità chiaramente è il primo elemento, è il concetto chiave, e tutti i nostri prodotti nascono con altissime efficienze, perché il 90% dell'impatto ambientale deriva dall'utilizzo, quindi è molto importante l'efficienza. Ma non solo, materiali riciclabili, meno materiale, questo sono sempre io che sto tenendo il pannello senza difficoltà, solo 1,6 kg. Miniaturizzazione, meno materiale. Questo è un prodotto che normalmente aveva una larghezza di 110 mm, ora con 27 mm, la dimensione attuale di questo prodotto lineare per luce cadente, riusciamo ad ottenere soluzioni assolutamente performanti. E anche nel packaging, quindi sostituzione ad esempio di carta adesiva rispetto a plastiche, materiali riciclati e riciclabili. Quindi abbiamo visto tanti argomenti, abbiamo parlato di colore, abbiamo parlato di servizi oltre alla luce, abbiamo parlato del controllo smart. Ecco, tutto questo è quello che guida la progettazione del prodotto del futuro, con l'uomo al centro e con al centro il suo benessere. Grazie per la... Grazie.